Al 17° del primo tempo, la prima azione di Corcione che riceve un ottimo passaggio in aria, piccola, ma in mezza altezza manca una rete quasi più facile da segnare che sbagliare. Al 18° ancora Corcione tira ma senza concretezza e la palla è deviata in angolo. Sul seguente calcio d'angolo c'è una respinta di pugno del portiere ospite. Al 37° Carnevale si libera ottimamente al tiro dal limite, ben fendente, ma il portiere ospite Serra blocca a terra in tuffo sulla sua sinistra. Siamo passati al 39°, ancora Carnevale che si smarca in aria, si allunga troppo il pallone e non riesce a concludere da buona posizione. Siamo al secondo tempo, 51°, con smarcato perfettamente da Nardini, Defendi appena in aria tira, Serra para a terra, ma gli sfugge il pallone, buon per lui che non c'era nessun Termolese per il tap-in vincente. Il Chieti pericoloso al 62° con Barbetta smarcato in aria, viene deviato il suo tiro in calcio d'angolo. Siamo arrivati all'87°. Azione pericolosa del Chieti che appunto poteva costare la beffa al Termoli con Di Renzo che sfiorava di poco il bersaglio alla sinistra di Lombardo. 94°, Termoli vicinissimo al gol con un nuovo entrato Baldé, gran tiro nell'area piccola e altrettanto bellissima parata di Serra che devia in calcio d'angolo. Battono il calcio d'angolo, il pallone finisce respinto fuori dall'area, ma sul vertice alla destra dell'area di rigore di Serra c'è una punizione fischiata dall'arbitro per il Termoli. Ecco, sul pallone va Lo Russo che batte una bellissima punizione diretta in porta e finisce in gol battendo tutti. Finalmente la vittoria arriva per il Termoli, arrivata dopo 14 gare alla 15°, la volta buona. Termoli che sale a 11 punti e può sperare ancora in questa vittoria, con questa vittoria che può valere anche doppio in certe situazioni.